ossia un voto contrario. Ci ha fatto piacere vedere l'aggiornamento rispetto alla correzione, diciamo, data dall'emendamento che sottolineava anche il consigliere Molinari, riguardava appunto, come avevamo sottolineato in commissione, il fatto che si ritraeva quella che a noi sembrava invece una missione della realtà delle cose, in ogni caso qualcosa che non fa piacere a nessuno, ovvero una disoccupazione in crescita anche in Emilia-Romagna, che con l'emendamento diventa una disoccupazione invece ancorché in progressiva riduzione. Quindi noi avevamo sottolineato la sincerità degli uffici tecnici, ma in ogni caso ci fa piacere che sia stato emendato, posto che certamente che corrisponda alla realtà delle cose. Per quanto riguarda invece il voto è negativo per tutta una serie di questioni già sollevate. E lo è anche perché, come abbiamo evidenziato in commissione, ci pare che ci sia uno sbilanciamento a favore di associazioni rispetto a eventuali beneficiari singoli, quindi ancora una volta a associazioni che sono quelle di cui ci eravamo già interrogati sul perché non siamo riusciti a far passare all'epoca un emendamento, vi ricorderete, che chiedeva una particolare attenzione rispetto ai carichi penali di coloro che si trovano a presiedere questa associazione di Emiliano Romagnoli all'estero. Quindi da un lato abbiamo ancora un grande supporto rispetto all'associazionismo, alle conferenze fra le associazioni e poi una sovrapposizione che ci sembra ancora piuttosto enigmatica con quello che potrebbero fare società già esistenti come l'Istituto di Commercio Estero, gli istituti di cultura italiana all'estero, la società De Anti Alighieri che conta le sue sedi all'estero. E d'altro canto quando si parla appunto di contributi annuali ad associazioni, ci sembra difficile l'accesso per un beneficiario individuale singolo che voglia fare domanda per poter partecipare. Quindi, mentre ci resta ancora la domanda sull'onorabilità di queste stesse associazioni, cioè il fatto che non debbano avere o essere presiedute, non avere nei propri organi direttivi soggetti che abbiano subito condanne per reati di particolare gravità contro la pubblica amministrazione, persone e patrimonio, quello che chiedemmo che venisse inserito e approvato dal PD e dalla maggioranza come emendamento minimo, come emendamento base, continuiamo ad avere forti perplessità sul fatto che non si imbocchi questa strada e quindi confermiamo, come abbiamo fatto in commissione, il voto contrario. Grazie.